Buonasera, una giornata importante per l'Europa. Calcia il rigore a lato la Francia, si potrebbe titolarlo così in termini sportivi. Che cosa succede? Che Parigi si è ribellata alle regole europee. Il ministro dell'economia ha annunciato: noi praticamente non possiamo entrare nel famoso 3% e anzi lo sforeremo clamorosamente. Alla fine dell'anno sarà il 4,4%. Non possiamo farci condizionare dall'austerity, non la vogliamo. Procederemo nel nostro risanamento con i tempi che impone la crisi che si sta vivendo. È ovvio che si tratta di uno strappo importante e che ovviamente, se non sarà represso, diciamo così, dall'Europa, porterà alla possibilità anche per gli altri paesi di adeguarsi, per non creare una difformità di opportunità tra chi può fregarsene dei parametri e chi invece li deve rispettare. Questa per dirla proprio nei termini più chiari. È ovvio che i profeti, i teorizzatori e coloro che praticano, soprattutto i paesi che praticano il rigore, sono in allarme, perché se saltano i conti saltano per tutti, ed è per questo che Angela Merkel ha reagito con toni molto duri a questo annuncio che arriva da Parigi. Tutto questo alla vigilia, domani, di un vertice a Napoli, quindi in Italia, della Banca Centrale Europea, su cui già c'erano molte aspettative, e soprattutto a una settimana dal vertice europeo, dove ci saranno tutti i leader dell'Europa, che si terrà a Milano, soprattutto sul tema del lavoro, ma è ovvio che di questo si parlerà. E vi ho parlato un po' più diffusamente di questo fatto, di questa notizia e delle ricadute che potrà avere, perché il vero grande fatto della giornata, e non soltanto, se si rimettono ovviamente in discussione i parametri e la loro possibilità di non rispettarli. La Francia è in una condizione diversa dall'Italia, la quale ha anche soprattutto un debito fuori controllo, come sappiamo, e non è nella possibilità quindi di sforare su vari parametri. Però è ovvio ed è chiaro che se quel che vale per la Francia non può non valere per gli altri paesi, e bisognerà vedere appunto come sarà la risposta di Bruxelles. E gli altri fatti ce ne sono tanti, ma li vedete direttamente tra 30 secondi dai nostri titoli. La sfida di Parigi all'Unione Europea: basta con l'Europa dell'austerità, dice il ministro delle finanze francese Sapin. Non faremo ulteriori sacrifici, quest'anno il deficit sarà del 4,4% e scenderemo sotto il 3% soltanto nel 2017. Dura replica della Commissione Europea: gli impegni presi devono essere rispettati. L'ira della Merkel: tutti facciano i compiti a casa. Jobs Act all'esame del Senato, c'è attesa per l'emendamento sull'articolo 18 dopo le aperture di Renzi in direzione PD, al vaglio anche fiducia, ordine del giorno che non sarebbe ben visto dalla minoranza PD. Si lavora una mediazione, Bersani resta in trincea ma dice: sul voto finale non mancherà la lealtà. Il nuovo centrodestra avvisa: valuteremo i testi ma niente passi indietro. Brunetta attacca: se Renzi fa marcia indietro voteremo no. Obiettivo del governo è chiudere entro l'8 ottobre, il giorno del vertice europeo di Milano. L'ipotesi del TFR, il trattamento di fine rapporto in busta paga, non piace ai sindacati, che ritrovano l'unità contro il provvedimento allo studio del governo. Sono soldi dei lavoratori e non un nuovo bonus l'alto là della Camusso. Dura la Furlan, designata dal successore di Bonanni alla guida della CISL. In un paese che ha già un grave problema di tassazione sul lavoro, sarebbe la mossa più sbagliata. Per Angeletti, Will, l'unica strada è continuare a abbassare le tasse sul lavoro. Sono oltre 80 i condoni fiscali e edilizi varati in Italia dall'unità a oggi. Ora basta, lo sottolinea il documento di Economia e Finanza, che evidenzia come l'uso frequente della misura abbia rappresentato un incentivo all'evasione tributaria a danno della credibilità dello Stato nei confronti dei contribuenti onesti. Già lo sapevamo.
Poco fa il prefetto di Napoli ha firmato la sospensione di Luigi De Magistris da sindaco di Napoli. De Magistris, condannato per abuso d'ufficio quando era PM del processo Why Not, risponde con sarcasmo e ostenta indifferenza. La sentenza, se la vedete, salutatemela e ripete, la sospensione durerà poco. Io farò il sindaco per la strada. Colpo di teatro del leader leghista Matteo Salvini. Il Carroccio presenta il nuovo responsabile sicurezza e immigrazione del partito. È un 59enne, si chiama Tony Iwobi, è nigeriano, dal 1977 vive in Italia e lavora a Bergamo. Ecco la sua ricetta: Mare Nostrum è un'operazione razzista, bisogna aiutare i migranti nei loro paesi. Hong Kong, ora l'ultimatum lo lanciano i leader della protesta che da giorni agita l'ex protettorato britannico. Se entro la mezzanotte di domani, che sono le 18 di domani in Italia, il governo non rassegnerà le dimissioni, i manifestanti cominceranno a occupare gli edifici governativi. Per ora nessuna reazione ufficiale da Pechino, che celebra il 65esimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare. Buonasera, come vi ho detto nella presentazione, nell'anteprima, è un fatto di prima grandezza che potrebbe veramente scompaginare gli equilibri europei, perché Parigi annuncia, se non sarà un ballon d'essai, che sforerà coscientemente e di molto il parametro fondamentale, il rapporto deficit-PIL al 3%, arrivando fino al 4,4% alla fine di quest'anno e impegnandosi solo nel 2017 ad arrivare sotto il 3%. È una ribellione all'Europa che ha avuto subito durissime reazioni, ma che ovviamente ci riguarda, perché se lo fa Parigi non lo potremmo non fare anche noi, pena il fatto di favorire comunque un competitore sui mercati comuni. Nous assumons le sérieux budgétaire, nous refusons l'austérité. Ci prendiamo la responsabilità per un bilancio severo, ma rifiutiamo l'austerità. In Francia la parola rivoluzione va usata con molta cautela e rispetto, ma le 8 parole del ministro delle finanze, Michel Sapin, sì, stavolta sono rivoluzionarie. Primo, perché hanno il fragore di un sonoro ceffone alla cancelliera Merkel e alla sua politica del rigore. Secondo, perché nella storia moderna del paese non è mai successo che un governo, per di più di sinistra, affondasse il coltello sulla carne viva dello Stato sociale. La parola spending review non la sentirete mai sulla bocca di un ministro francese, ma les économies annunciate qua picchiano davvero duro. Almeno 10 miliardi di tagli tra sanità, assegni familiari e ammortizzatori, riduzione dei dipendenti pubblici, tetti e salari, cessione di pezzi del patrimonio, aumento della benzina. Sapin però, e qui i giornali lo accusano di scarsa trasparenza, parla di 21 miliardi di tagli, dove li prenderà è tutto da sapere. La Francia corre ai ripari dopo che ieri il suo debito pubblico ha superato per la prima volta i 2.000 miliardi di euro, ma ai francesi poteva anche andare peggio. I numeri delle finanze pubbliche transalpine annunciati da Sapin sono da manovra lacrime e sangue. Non è escluso che Bruxelles la chieda dopo aver ricevuto il testo del budget a metà ottobre. Il rapporto deficit-PIL, ad esempio, tornerà nei parametri di Maastricht solo fra 3 anni. Quest'anno è al 4,4 dopo 2 anni di rinvio. Se per assurdo noi, che quest'anno l'avremo al 3%, decidessimo di spendere soldi pubblici a deficit per arrivare al livello francese, potremmo iniettare nell'economia 24 miliardi di euro. Difficile a pensarlo, ma se Parigi la fa franca, a quel punto liberi tutti. È una sfida, innanzitutto alla Germania. Angela Merkel, sapute le intenzioni dello storico alleato, sfodera il suo lato pedagogico dei momenti gravi. Tutti gli stati dell'Unione Europea facciano i loro compiti, ha detto, e rispettino pienamente gli impegni presi, altrimenti ne va della credibilità dell'Europa. Il capo dell'Eurogruppo alza il dito. La Francia deve lavorare più duramente perché deve rispettare le regole del patto di stabilità. Molti paesi, più piccoli, hanno adottato misure difficili come i Baltici, Portogallo, Irlanda e Grecia. Se tutti loro lo hanno potuto fare, dice Dijsselbloem, potrà farlo anche un paese grande come la Francia. Ma il governo di Parigi, stavolta, non è d'accordo.
È ovvio che questa sarà una settimana calda e già domani, tra l'altro, c'è la Banca Centrale Europea che riunisce i suoi massimi dirigenti e i governatori dei vari paesi dell'area dell'euro proprio da noi in Italia a Napoli. Oggi pomeriggio ricevuti da Napolitano che ha invitato con parole che potete immaginare a dare la priorità sul tema dell'occupazione, risanamento e quel che è giusto dire in questi casi. Ma è ovvio che la mossa francese sarà oggetto di un'analisi attenta ed è altrettanto ovvio che tra una settimana esatta, l'8 ottobre, quando si riuniranno i leader europei a Milano per il vertice straordinario sul lavoro, anche di questo è molto parlerà. Per quel vertice, in una settimana, tra una settimana, Renzi vuole arrivare con in mano il Jobs Act già votato dal Senato. Sul voto finale non mancherà la lealtà, se non sono d'accordo lo dico, ma non ho bisogno di farmi spiegare le dita dai neofiti. Pierluigi Bersani resta in trincea contro Renzi, ma apre sulla legge delega sul lavoro, approdata oggi al dibattito generale in Senato, dove si comincerà a votare solo martedì prossimo. 48 ore dopo lo scontro in direzione, l'ex segretario tiene fermo il timone in rotta di collisione con il suo successore al Nazareno, ma ripete anche di non voler far cadere il governo, anche perché l'ipotesi del voto anticipato spaventa la minoranza PD. I toni però rimangono rabbiosi tra i capi d'accusa, quello di intelligenza con il nemico, Renzi se la prende con tutti, sindacati, giudici, minoranza del partito, ma mai una volta con la destra, è curioso. Bersani sostiene però che la minoranza del partito non si sarebbe divisa. Tutti hanno valutato quello della segreteria come un passo avanti insufficiente. Poi c'è chi ha visto il bicchiere mezzo vuoto e ha votato contro e chi lo ha visto mezzo pieno e si è astenuto. Al Senato però i toni cambiano, nella minoranza si ammette che la quarantina di firme sui 7 emendamenti anti-abolizione dell'articolo 18 comunque vada non si tradurranno in voti. C'è attesa per l'intervento del governo, l'emendamento che dovrebbe recepire il passo avanti sulla possibilità di reintegro del lavoratore in caso di licenziamento per ragioni disciplinari insussistenti, un dipendente accusato ingiustamente di furto, per esempio. Il governo sta valutando se utilizzare l'arma della fiducia per evitare sorprese in aula per la maggioranza, ma la fiducia su una legge delega corre il rischio di essere una forzatura e circola anche l'idea che si presenti solo un ordine del giorno. Si sta discutendo di ordine del giorno o di emendamento e per il momento la questione è aperta. Però rimane un punto centrale che è irrinunciabile. La riforma del mercato del lavoro complessiva che abbraccia ammortizzatori sociali, formazione e nuovi contratti è più vicina ed è più vicina dopo il voto di lunedì. La minoranza del PD però dice che non si accontenterà di un ordine del giorno. Noi ci aspettiamo che il governo presenti un emendamento e che questo emendamento accolga i nostri emendamenti o una parte di essi. Lo valuteremo nel merito, lo leggeremo, perché come dire, un argomento come il lavoro obbliga a leggere bene, a osservare i dettagli e le virgole. Valuteremo i testi, ma nessun passo indietro, avvisa il nuovo centrodestra. Da Forza Italia Brunetta spiana il fucile, se si conferma la retromarcia di Renzi, noi diremo no e Sacconi, il relatore del nuovo centrodestra, non potrà che dimettersi. Contro l'abolizione dell'articolo 18 sul fronte opposto si è schierato il Movimento 5 Stelle e oggi Grillo attacca anche l'ipotesi di mettere metà del TFR nella busta paga dei lavoratori. Mentre il paese precipita nel baratro, il governo gli dà una spintarella a togliere il TFR alle imprese, vuol dire metterle in mutande, si legge sul blog. Mutande o non mutande, non solo Grillo è contro l'ipotesi del TFR in busta, anche i sindacati esprimono in modo vario, ma tutti concordi la loro indisponibilità. E dall'improvviso ecco la ritrovata unità sindacale. Per ottenerla ci voleva la proposta di Renzi di mettere il TFR, il trattamento di fine rapporto, in busta paga. Nessuno dica che si stanno aumentando i salari dei lavoratori. È l'altolà di Susanna Camusso, preoccupata della descrizione fatta dal Premier di altri 100 euro in busta, come di una nuova regalia che si somma ai vecchi 80. Quelli sono soldi dei lavoratori, sottolinea la leader di CGIL, frutto delle contrattazioni e non dell'elargizione di nessun governo. Soprattutto non è un nuovo bonus. Chi mette il dito nella piaga è da Milano il successore designato di Bonanni alla guida della CISL, Anna Maria Furlan. In un paese, spiega la Furlan, nella sua uscita praticamente d'esordio, che ha già un grave problema di tassazione sul lavoro, sarebbe la mossa più sbagliata.
metà TFR in busta paga, cosa significa dal punto di vista ad esempio della sua tassazione? Oggi il TFR ha una tassazione più leggera rispetto alla busta paga, non è che il lavoratore ci rimette. La Furlan incassa l'appoggio pieno del leader della UIL Angeletti, secondo il quale l'unica strada è continuare a ridurre le tasse sul lavoro. Capisco l'intenzione di dire che bisogna avere più soldi in tasca, ma non è questa la strada giusta. Per anni, ha rincarato Angeletti, abbiamo spiegato ai lavoratori che il TFR doveva servire a integrare la pensione ed ora gli diciamo: i soldi spendeteli adesso perché forse in pensione non ci andrete. Una simile unità ha costretto Padoan a mettere i paletti ad un dibattito vigoroso su di una riforma ancora in alto mare. Il TFR in busta paga, chiarisce il ministro dell'economia, non entrerà nel documento di economia e finanza. Il progetto è ancora in una fase preliminare di studio che deve valutare ogni tipo di problema, da quello fiscale appunto a quello pensionistico contributivo, e dare una risposta certa anche alle piccole e medie imprese, per le quali sarebbe un costo aggiuntivo. Un costo che secondo Renzi potrebbe essere coperto da un finanziamento della BCE, ma le aziende impegnate a far quadrare i bilanci in pieno periodo di recessione vogliono esserne certe. L'ultima notizia che vi abbiamo dato nel nostro telegiornale di ieri sera, proprio all'ultimissimo secondo del telegiornale, era la dichiarazione del sottosegretario alla presidenza Del Rio, che impegnava il governo a non fare nuove tasse dopo aver isolato quelli che sono i conti. Ieri, con l'aggiornamento del DEF, il governo ha solennemente promesso che non ci saranno nuove tasse, e oggi si completa con la lettura del documento con un'altra postilla: e non ci saranno neanche condoni. Nell'anno 118 l'imperatore Adriano, guai a rilevare somiglianze con il ministro Poletti, allora peraltro l'articolo 18 non c'era, varò il più grande condono fiscale della storia. Era Cesare da pochi mesi e doveva raccogliere consenso. Per riuscirci cancellò tutti i debiti erariali dei contribuenti romani da lì a 16 anni prima. Si ragionava in sesterzi, molto successivamente lo si fece in lire, ultimamente in euro. Cambia la valuta, ma il senso no. E il pallino di risolvere tutto con i condoni ha percorso la storia italiana secula seculorum. Tant'è che nel rapporto pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle strategie di contrasto all'evasione fiscale si scrive che dall'Unità d'Italia a oggi i condoni sono stati più di 80. Fiscali, edilizi, valutari, previdenziali. La perdonanza fiscale in Italia ha sempre avuto grandi impatti mediatici, perché si sa bene che c'è chi non paga. Altrettanto si sa che se si fa loro lo sconto, il voto è assicurato, o almeno pare. Ecco perché leggere a pagina 7 del rapporto, accanto a quel titoletto "Mai più condoni", un testo che dice: l'efficacia della strategia di contrasto all'evasione fiscale passa sicuramente attraverso la decisione di non fare più ricorso allo strumento dei condoni, beh, questo segna una promessa di svolta che, se mantenuta, ha il diritto magari di entrare nella storia, sempre maestra, ma finora partendo solo da quell'incredibile regalo di 1896 anni fa. Comunque hanno condonato in lire Craxi nel 1985 al suo primo governo, sempre con la necessità di cominciare con il sostegno di tutti, infedeli fiscali compresi. Nel 1991 condonò il sesto governo Andreotti, nel 1995 il governo Dini, anche con sanatoria edilizia, poi si finisce dritti agli anni 2000, con un imperatore tutto sommato, Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, luogotenente ma anche commercialista. Inaugurarono infatti la stagione degli scudi fiscali, ma è sempre rimasto vago se il termine scudo fosse in fondo più a protezione degli incassi dello Stato se non delle perdite dei contribuenti disonesti. Quello del 2009 nacque per il rientro dei capitali in una fase storica in cui i soldi di molti italiani ricchi, ricchissimi, se ne stavano all'estero tranquilli. Ma sono ancora tanti miliardi, cifre imperiali mancanti all'appello delle varie sanatorie, perché non tutti quelli che chiedono il condono poi rientrano. Nella lotta all'evasione l'imperativo forse non è mai così categorico. E andiamo allora a vedere la pagina, diciamo, delle notizie che riguardano la giustizia. Innanzitutto, domani probabilmente si sblocca la vicenda, che ormai data 15 sedute comuni di senatori e deputati, della scelta dei due membri di pertinenza appunto politica della Corte Costituzionale. Cade Donato Bruno, a quanto pare Forza Italia designerà l'ex avvocato generale dello Stato Caramazza. Mentre invece dall'altra parte, da parte del PD, l'indicazione è ancora quella dell'ex presidente della Camera Luciano Violante. Dovrebbe, potrebbe essere, si dice negli ambienti parlamentari, la volta buona. Ma sempre in tema di giustizia, oggi è anche il giorno della sospensione del sindaco di Napoli.
Da Roma, aula di Montecitorio, il ministro Alfano annuncia. Il prefetto di Napoli ha ricevuto comunicazione della sentenza proprio nella mattinata di oggi e dunque procederà oggi stesso agli adempimenti di legge di sua specifica competenza relativamente alla sospensione del sindaco De Magistris. Da Napoli il diretto interessato risponde sprezzante sull'arrivo del dispositivo della sentenza. Salutatemela. E poi aggiunge, da sospeso la prima cosa che faccio è questa, mi vado a pigliare un caffè. Caffè amarissimo per l'inquilino di Palazzo San Giacomo, condannato in primo grado a seguito dell'inchiesta Why Not avviata nel 2007 a Catanzaro. Fu proprio nell'ambito di quell'inchiesta che vide indagati fra gli altri Romano Prodi e Clemente Mastella che l'allora magistrato Luigi De Magistris fece acquisire alcuni tabulati telefonici del traffico di numeri che poi risultarono intestati a parlamentari. Acquisizione costata qualche giorno fa la condanna a 1 anno e 3 mesi da parte del Tribunale di Roma per abuso d'ufficio. Primo grado, certo, e dunque tutto ancora da verificare, ma la questione è un'altra. Ricorda il ministro dell'Interno, Alfano. Coloro che hanno riportato una condanna, anche se non definitiva, sono sospesi dalle cariche elettive. Sospesi. La disposizione della legge Severino parla chiaro e già ha trovato applicazione in casi analoghi Silvio Berlusconi e il governatore della Calabria, Scopelliti. Dunque via dal petto la stella di sindaco per De Magistris, che però si dice fiducioso. Il periodo di sospensione sarà breve, abbiamo fatto le nostre valutazioni e io avvierò una fase di rigenerazione amministrativa. Starò molto per la strada, sarà utile ai cittadini e sarà utile anche a me. E se non farò più il sindaco, scherza De Magistris, durante la presentazione in comune del Genova Basket, allora potrò fare il giocatore di pallacanestro. Chi non ama la Lega, chi ha fastidio per le posizioni del movimento del Carroccio, provi a immaginarsi come potrebbe essere il nuovo responsabile sul tema dell'immigrazione del partito fondato da Umberto Bossi. Chiudete gli occhi e poi riapritelo e scoprirete quanto avete sbagliato. Io ho qua una copia del mio vecchio passaporto, dove ho ottenuto visto italiano per recarmi in Italia per motivo di studio, senza il quale assolutamente non avrei potuto entrare in questo paese. L'uomo nero seduto vicino a Salvini si chiama Iwobi, è il nuovo responsabile immigrazione della Lega. Nigeriano, ha fatto il manovale e lo spazzino, si è laureato in informatica, è diventato imprenditore, ha preso la tessera del partito nel 1991 quando il Carroccio urlava contro i bingo bongo e voleva prendere le impronte agli immigrati, ex consigliere ed ex assessore nella Bergamasca. Iwobi non vuole paragoni con la Chieng e non si sente in imbarazzo per la storia di un partito che ha uno dei suoi colonnelli Calderoli sotto processo a Bergamo per razzismo. Mi chiami negro? Negro per definizione in latino vuol dire nero. Niger in bergamasco vuol dire nero. Che niger bergamasco, che niger leghista, che ben venga, grazie. Salvini, che il giorno della sua elezione a segretario a Padova disse: gli italiani vogliono ancora fare i camionisti e gli infermieri, ma è chiaro che se arriva un brubru e viene pagato la metà non possono competere, ha nominato Iwobi, non per esempio Borghezio, a cui invece ha lasciato il seggio all'Europarlamento, con un disegno molto chiaro. Scrollarsi di dosso le accuse di razzismo, mentre dopo l'alleanza a Bruxelles con Marine Le Pen vira il suo partito a destra e fuori dai confini del nord. Il segretario vuole chiudere Mare Nostrum, farsi dare indietro da Roma i soldi spesi negli ospedali per curare gli immigrati senza permesso di soggiorno e soprattutto portare 100.000 persone a Milano il 18 ottobre alla manifestazione Stop Invasione, Difendiamo i Confini. Sarà l'ultima manifestazione sorridente che facciamo. È chiaro che la prossima volta non andiamo a Milano, ma andiamo direttamente a Roma, sempre in maniera pacifica, ma un po' più incazzata, perché qua ci sono di mezzo vite umane, ci sono di mezzo interi quartieri delle nostre città in mano all'immigrazione clandestina che occupa, fa e disfa tutto. Ci sono altri quartieri delle città che non sono in mano a nessuna immigrazione, ma semmai a elementi autoctoni che però seminano sempre molta preoccupazione. Parlo delle zone degli stadi e fa discutere la decisione del governo che forza e decide che saranno le società di calcio a pagare gli straordinari delle forze dell'ordine in occasione delle partite, soprattutto le più calde.
Una quota dall'1 al 3% sui biglietti venduti per pagare gli straordinari delle forze di polizia e garantire la sicurezza fuori dagli stadi. È contenuta nel decreto stadi la nuova legge che ha preso forma dopo i fatti che 5 mesi fa a Roma portarono all'aggressione e poi alla morte dell'ultra napoletano Ciro Esposito e che comprende tra l'altro il DASP di gruppo, la sperimentazione della pistola elettrica per gli agenti, oltre al già citato contributo che i club dovranno versare per coprire parzialmente le spese delle forze dell'ordine. In un tweet di 2 ore fa il presidente del Consiglio ha anticipato il succo di una legge sulla quale è stata posta oggi la fiducia e che verrà votata domani pomeriggio. Gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dalle società di calcio, non dai cittadini, il messaggio di Renzi, che però lascia intendere che potrebbero esserci degli sviluppi rispetto al testo approvato in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia. Perché se è vero che le nuove norme dovrebbero aiutare a prevenire eventuali incidenti e quindi a far diminuire le spese sostenute dallo Stato nel tentativo di garantire sicurezza alle manifestazioni sportive, solo l'anno scorso 25 milioni di euro, è certo che la tassa sui biglietti non basterebbe nemmeno a coprirne la metà. Ecco allora che l'ipotesi è che possa essere estesa anche ai diritti televisivi delle squadre della Serie A. Stiamo parlando di una torta da quasi 1 miliardo di euro, anche solo l'1 e il 2% basterebbero a coprire tutte le spese straordinarie di polizia e carabinieri per questo tipo di eventi. Immediate le proteste dei vertici del calcio, il presidente della Lega Beretta l'ha definito una sorpresa spiacevole e preoccupante che rischia di penalizzare la competitività dei nostri club all'estero. Le società già si occupano della sicurezza interna pagando di tasca propria gli steward, ha detto Beretta. Attendiamo un confronto nel merito. E un confronto, ha chiesto anche il presidente della Federcalcio Tavecchio, pronto a ribadire che occorre fare chiarezza su quanti soldi le società già versino all'erario italiano. E negli ultimi minuti prende corpo l'ipotesi di un'assemblea straordinaria dei club per valutare iniziative di peso. E infine, ma non certo ultimo per importanza, andiamo a vedere cosa succede a Hong Kong, dove i manifestanti hanno dato 24 ore di tempo al governatore e al governo della città, ex protettorato britannico: o si dimettono o entro 24 ore saranno occupati dai manifestanti che chiedono libertà e democrazia tutti i palazzi del potere. Anche ad Hong Kong, come a Pechino, le celebrazioni del 65esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese sono cominciate con il copione di sempre, l'alzabandiera. Poi però le cose nell'ex colonia britannica hanno preso una piega diversa. Mentre nella capitale cinese, in piazza Tiananmen, sfilava la potenza militare, ad Hong Kong il governatore Chung Ging-leung veniva contestato dai giovani che, da oltre una settimana, ne chiedono le dimissioni. La protesta degli studenti, ai quali si sono aggiunti gli adulti, gli anziani, i religiosi, oggi più che negli altri giorni ha rischiato di essere travolta dalla repressione. Le parate potevano entrare in conflitto con i manifestanti seduti a terra, sfociare nel bagno di sangue. Non a caso, da giorni, lo spettro di Tiananmen aleggia sulle teste delle migliaia di manifestanti. Non è successo. Pechino ha nuovamente ordinato ai giovani di lasciare la piazza, ma non molla sulla richiesta che viene da Hong Kong. Democrazia vera, libere elezioni alle quali si possa votare per candidati che non sono stati scelti dal Partito Comunista. I giovanissimi leader della rivolta, Lester Sum e Agnes Chow, su un banchetto davanti ad una selva di microfoni e telecamere, hanno annunciato il loro ultimatum. Speriamo che tra stanotte e domani Leung si dimetta, altrimenti ci sarà l'escalation della protesta, occuperemo tutti gli edifici pubblici, circonderemo gli uffici del governo. Il governatore di Hong Kong, Leung, ha tempo fino a mezzanotte di domani per dimettersi, quindi poi scatteranno le occupazioni. Gli ombrelli arriveranno ovunque, hanno detto i due ragazzi, solo ospedali e caserme dei pompieri saranno risparmiate. Ci auguriamo che in questa giornata di festa il governo, tra celebrazioni e bandiere, possa vedere la rabbia e la delusione del popolo di Hong Kong. Vogliamo il diritto di votare i nostri leader. Da Pechino, dove sono stati arrestati alcuni simpatizzanti della rivolta degli ombrelli, non è arrivata alcuna reazione. Ieri sera il presidente Xi Jinping, al banchetto per la festa nazionale, si è limitato a dire che i dirigenti non si devono allontanare dal popolo. Forse allontanare il contestatissimo governatore potrebbe essere il primo passo per uscire dalla crisi senza reprimere la protesta. Allora, dopo di noi 8:30, gli ospiti di Giovanni Floris sono Filippo Taddei, che è il responsabile economico del PD, poi c'è l'economista Gustavo Piga e Giorgio Merletti, che è il presidente di Rete Imprese per Conf Artigianato. Insomma, si parla del TFR sì o no soprattutto. Noi ci fermiamo.
Male la borsa di New York in questo momento, Dow Jones meno 1,30, Nasdaq meno 1,54, Milano aveva chiuso come l'Europa in negativo, meno 0,89 a Piazza Affari. La chiusura è tutto, vi lascio a Floris, buonasera, domani.